Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, come avrete visto nel video precedente, ho voluto acquistare queste 40 salviette umidificate Casa Viva profumo al limone, doppio uso a mano e ricambio mop. Quindi sono delle salviette umidificate catturapolvere. Le morbide fibre catturano e trattengono sporco e polvere. Pratiche semplici nell'utilizzo, puliscono senza fatica anche i punti più difficili. Possono essere utilizzate su tutte le superfici, sia per spolverare, spolverare a mano, che come ricambio per mop. Non utilizzare con detergente, vabbè, è ovvio, non è che una persona si mette a usare altri detergenti, ovviamente. Allora proviamo, vediamo che cosa succede. Io non ho mai utilizzato queste salviette. Proviamo. Ampè, il negoziante mi ha assicurato che sono buone. Bagnano un po' troppo per i miei gusti, ma comunque vedremo. Vediamo un po' che cosa succede. Vi faccio vedere alcuni mobili, che cosa esce fuori, e poi vi farò vedere il dopo. Andiamo a spolverare anche il comodino della mia camera da letto. Ho preso un'altra salvietta, come ben vedrete. Esce abbastanza, cioè si bagna tantissimo il mobile, la polvere si vede, anche se pochissima perché io faccio di continuo. Comunque vediamo un po', come vi ho detto già prima, vado a fare diverse superfici e poi vi faccio vedere una volta asciutto il mobile. Come rimane, se rimane opaco o lucido. Ci troviamo nella mia toeletta, sulla mia toeletta, e vediamo anche qui che cosa succede. Andiamo a spostare tutto questo ambaradam. Allora, io vedo che la polvere la raccoglie, ma la raccoglierebbe una qualsiasi salvietta inumidita, quindi non mi faccio impressionare più di tanto. Voglio vedere il dopo, mi voglio rendere conto il dopo se davvero raccoglie o meno. Non diciamo che sino ad adesso non mi sta proprio colpendo tantissimo, ma vedremo. Andiamo a spostare questi brafumi. Vediamo un po'. Diciamo che non mi piace il fatto che comunque diventa così piccola per spolverare. Non mi piace, mi dovrei praticamente abituare, ma non è una cosa che mi fa sinceramente impazzire. Comunque, vediamo che cosa succede. A dopo! Allora, ragazze, il risultato non mi dispiace perché, come starete vedendo, non è venuto per niente opaco e non mi ha lasciato neanche le macchie. Mi devo abituare e sicuramente devo cercare, insomma, di consumare questo mega pacco di salviettine, ma il risultato non è proprio
diciamo è negativo. Vi faccio vedere anche sulle altre parti dove ho spolverato. Questo è il comodino, vediamo se vi faccio vedere. È venuto bello pulito, ha rimosso tutta la polvere e la superficie risulta liscia e non mi ha lasciato aloni. Quindi anche se io con questo straccio, a questo straccio non rinuncio. Vediamo la toeletta. Vediamo la toeletta ed è venuta bella pulita. Sì. Vabbè, qua è un segno, anche qua. È venuta bella pulita. Quindi è un prodotto top. Io lo promuovo. Non mi piace il fatto che dallo straccio la salvietta mi risulta molto piccola in mano, quindi faccio un po' fatica, mi devo abituare, però è molto comodo per fare una spolverata veloce. Comunque il risultato, questi sono tutti i miei profumi, comunque la superficie è bella liscia, si asciuga e non lascia assolutamente nessuna traccia. Quindi nulla ragazzi, ho fatto con voi la prova di questo di queste salviette cattura polvere. Spero che questo video vi piaccia, un bacione e alla prossima, ciao.